Molto bene. Buonasera cari non telespettatori, adduco in alto di voi. Io sono Crisali del Keeper di questo diverso canale. Stiamo per avventurarci in un acquazzone, perché Downpour significa acquazzone, ovvero l'ultimo Silent Hill, almeno fino a quando uscirà il remake oppure quelli nuovi. Siamo arrivati sulla strada. Cioè, c'era questa cosa che mi potevo guardare alle spalle, che è molto cool, in realtà è anche molto sensata, così vedi che ti sta rincorrendo e in che modo. Percorrere, sì, l'ho appena fatto. Questa è stata una delle primissime foto che ho visto nelle riviste dell'epoca. Questa zona qui. La mappa. Ma io quella è la musica del primo. Del 2, cioè. Sì. Questa è la musica del 2 quando muore Maria la prima volta. Desi, mi confermi? Eh sì, l'ho riconosciuta. Per sfondare la serratura trovo un'arma e vedi? Questo gioco fa una cosa sensata. Sfondi le serrature e le porte con gli attrezzi. È l'unico che la fa sta cosa, porca puttana. È un gioco del cazzo, ma sta cosa l'ha azzeccata. Ecco, un'arma. Una chiave inglese. Che mi capite perché si chiama inglese, vabbè. Aie con sto corvo. Ma che mi sento veramente pressato con sto corvo che mi rompe le scale. Per prendere la mira tieni premuto L2, per lanciare un'arma premi RB. Beh, cioè, non è necessario comunque mandare via il corvo, cioè. Non è necessario. Vabbè, dai, gli occhi da corvo un po' ce l'hai. La sede d'hotel che in tutti. Come cazzo c'è finito una sede d'hotel sul tetto? Nessuno lo. Come si mette pure a fare crack crack. Ah sì, così posso prendere un'altra chiave inglese, ok. Ma è lei che si è divertita, che si è definita un corvo? Che c'entro io? Poi per me un corvo non è un insulto. A me piace il corvo come animale. Dio. Fagli come Icaro. Che mi strappate le ali? Prima mi metto una Red Bull, così mi metto le ali e poi me le strappate, visto che ci prendete tanto gusto. Questi gettoni sembrano antichi. Io ne ho anch'io di gettoni. Eccoli qua. Questi però sono i gettoni del mio cabinato di Tekken. Ecco qua. Questi sono i gettoni che ho io. Che sono del cabinato di Tekken che è alle mie spalle. Che però purtroppo devo far aggiustare.
Icaro è quella. Allora, torniamo a noi. La porta! Dio. Oddio. Sta cazzo di porta. Biglietto gratuito teleferica. Dove si trova la macchinetta per giocare? Il Devil's Pit. Presumo che sia fuori allora. Comunque mi pare che lui dopo un po' si cambia vestiti, mi pare che non c'ha sempre sti vestiti qua da carcerato. Ah, ma perché? Uffa! Devil's Pit, Aerial Train. Stiamo seguendo questa scia strana, presumo. Looks like it opens from the other side. Non è mai che cosa importante? Raccogli. No, preferisco la chiave inglese. Esatto, non hai bisogno di essere qualcun altro o qualcos'altro per rompermi le scatole. C'è la figura di sto postino, ti segue da tutte le parti, vabbè. Neanche un corriere di Amazon. Now, who said anything about trouble? Just trying to be helpful, son. Name's Howard, by the way. Howard, è il destino del mondo. Un secondo, sto leggendo questa cosa. Heading to prison, are you Murphy? Just looking for a way out of town, is all. That's so. Afraid all the roads are out, every last one of them. Strangest thing. What the f- Something wrong, son? Did you see it? Up there in the Ma window. non siamo ancora a Silent Hill, credo, no? Oppure sì, boh. Silent Hill. Non Never mind. si chiamava Nolent Hill. I suppose if you're really desperate, you could try the old sky tram. Course it hasn't really been kept up since the accident. I'll take my chances. That's the spirit. Well, this mail ain't gonna deliver itself. Good luck, Murphy. La posta mi Okay, fine, attende. whatever it Sei il is you're looking supereroe delle for. poste. La posta mi attende. Hey, what's the name of this place? Cambiati i vestiti. Perché? Vabbè, così. Mi cambio i vestiti a caso. Ah, sì, allora, ecco, un'altra cosa che non ho mai capito. Nelle recensioni dicevano che, dato che il gioco si chiama Downpour, che è appunto acquazzone, piove spesso e la pioggia avrebbe influenzato il gameplay. Ma non è vera sta cosa. Cioè, la pioggia non influenza il gameplay. Cioè, non cambia assolutamente nulla. Cioè, questa era una delle tante promesse non mantenute.
Anyone here? Videobox anni 50. I primi abitanti della Devil's Pit. Lo sapevate, non mi interessa. Questo è un pollo! O era un panino, non ho ben capito. Di certo non gli mancherà. Mi curavo con gli direzionali, questo me lo ricordavo. Questo è un cesso. In tutti i survivor bisogna sempre usare il cesso, anche se non se ne bisogno. Troviamo un cesso e lo usiamo. Questo è il bagno delle donne. E ho appena scaricato, infatti. Ho appena scaricato, ci ho messo tipo 20 giga, però ho scaricato. Questo è un hamburger. È un hamburger peccato, che spreco. È pure grosso come panino. Stavo interagendo con qualcosa. Walkie talkie. Un po' andato a male. Sì. Infatti ripeto, per questo è uno spreco. La mappa del miglior prezzo garantito, piano terra, bla bla bla. Devil's Pit. Ah, un pit stop è questo. Quindi vuol dire che c'è un secondo piano. C'è una porta lì. La porta! Una padella, dai. Sì. La mia te. Mi sento molto cannavacciuolo in questo momento. Gas. La porta! Dio, è colpo. Questa me la sono cercata, però. Shit. Fire. Anyone hear me? Fire! Prima ti lamenti che c'è qualcuno. Ma non si spegne. Il gioco è ottimizzato veramente male. Cioè, c'è un'ottimizzazione pessima. Sono già passato al mondo alternativo. Che poi qui si chiamava, mi pare che si chiamasse in un altro modo. Mi pare che si chiamasse in un altro modo qua. Non si chiamava mondo alternativo, cioè Outer World. C'era un altro nome. Partito proprio a missile. Non ci sarebbe potere il naso.
come mi muovo? Come mi muovo torno a posto? Devo fermarlo con qualcosa, forse, o devo incriccarlo, non lo so. Gli lancio la padella, magari. No, si può girare soltanto in un verso. Più semplice di quanto... sta cosa me la ricordavo. Da questa devo scappare, perché sennò mi uccide. È qualcosa che assorbe, che si ingoia tutto quello che trova. Murphy, run! Per rovesciare gli oggetti. Infatti dobbiamo rovesciare gli oggetti, così lui ingoia e si rallenta. Oh madonna benedetta dell'ingoroneda. Ma questo sta... questo sta già qua, però. Non ce la faccio. Dai. Ma è chiuso pure qua. Quale cazzo è l'uscita? Allora deve essere quella l'uscita. Dai, ce la possiamo fare. Dai. Ce la fa! Mamma mia, ce l'ho fatta per uno straccio di culo, però. Però mi sa che mi ha tipo massacrato. Eh sì. Come si fa a vedere lo... Come si fa a vedere lo status? C'è un modo? No, mi sa che... Lo status è in game, non c'è qualcosa, quindi niente, me devo curare. Esatto, e infatti sono sparite le ferite. Carina questa cosa. Oh madonna mia. Finisce sto scivolo? What is this place? C'è successo di tutto, non abbiamo ancora incontrato mezzo nemico, peraltro. Una sorta di stanza ascensore e devo girare il quadro, ma tutto un giro tondo sto gioco. Non sono completamente sicuro di quello che ho fatto. In realtà non ne sono sicuro per niente. Ma questa musichetta non è angosciante, no, per carità.
Cioè, fino adesso tre enigmi tutti e tre uguali. Aie! Altro è buio come la merda, non vedo un cazzo. Ma no, perché hai puntato? Ma chi te l'ha detto? Ecco, sono fottuto. Ho rifatto il giro di prima. È ristato dall'inizio. Eh sì. Devo fare... E che avrei fatto? Esattamente. Ah, ho aperto il portone gigante là. Ma che cazzo fai? Tutti sti scattini di merda. L'inghippo, cioè? Che sto continuando ad andare avanti in tenta, invece devo andare indietro? O devo trovare un... so, una porta, un buchi... ecco. Perché la torcia si spegne in continuazione? Io non la spengo. Ah, e infatti devo tornare indietro. E mi trovo alla cucina. Eh sì, esatto. E io non mi ricordo... Io purtroppo non mi ricordo niente di questo gioco. Sono 10 anni che non ci gioco. 10 anni precisi, quindi. I trofei della PlayStation 3. Dio, roba preistorica. Che non essendo la mia play, ovviamente i trofei non ci sono, quindi. Come state comunque, ragazzi? Allietate la chat con le vostre vicende le più disparate. Oh, kit medico. Ogni volta che leggo kit medico mi viene in mente la battuta dei kit dei supercar. Che vabbè, ciao. Sì, sì, tu lo so, però gli altri magari no. Intanto ho la mia padella alla canna vasciuolo, non vedo l'ora di usarla. Per quale motivo avrei fatto, cioè, ho fatto tutto sto giro alla fine per che cosa? Cosa ho raccolto? No, no, voglio la padella, voglio la padella. E se è il primario, sì, perché nel mentre che l'ho accesa ho messo il gioco si è avviato da solo, ma io stavo ancora attaccando il game catcher, non ho visto quando si è avviato, quindi dovrebbe essere l'account tuo. Ne volevo creare uno apposta per farmi queste partite mie, ma me ne sono scordato. Ah, ma vincerebbe lui, vincerebbe sicuramente Cannavacciuolo. Comunque, a rigor di logica, io non ho capito perché ho fatto tutto sto giro. Cioè, è una cosa completamente inutile. Questa è una casa? Ma dai. Oddio, che è? Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui. Oui, qua, la fortuna viene qua. Che aspetta, che c'era da raccogliere qualcosa? Ah, la sedia. No, mi tengo la padella. Mi tengo la padella. La padella finché mi dura la voglio usare.
Ma quindi poi sei riuscito a cambiarlo il nome, Simo? Io pensavo che ce l'avessi ancora scritto male come hai fatto l'altra volta. Ma ci ho fatto caso invece che ha scritto bene. Un'altra sedia? Sì. Madonna quanto scatta. Ma non l'hanno visto da solo che sto gioco è ottimizzato con i piedi? Un'altra padella. Purtroppo non ne possiamo portare due. Vadi, contessa, vadi! Non ne possiamo portare due di padella. Non possiamo portare due armi. Chiave. Dimmi di che cosa, però. Duca. Ah, ma in realtà non si legge tanto. C'è una doppia C. C'è una C piccola al posto della O. Però non è che si vede tantissimissimo alla fine, dai. Ecco, io per esempio non ci avevo fatto caso. Vabbè che sono distratto a giocare, però... Gli ho preso una chiave. Una chiave del motel dietro il diner. Il diner, vabbè. Oddio che. Ma chi è che il monaco che batte la porta che chiude urlando? Cioè, quindi ho dovuto usare una chiave per una porta che è stata chiusa in questo momento. E allora sei stronzo, però, eh. No, con questa padella ci faccio il sugo per la carbonara. Qualcuno faccia una carbonara in chat? La porta! E dai con questa porta, perlomeno cambiate sound, eh. Remember, if you tell the truth, you don't have to remember anything. La carbonara è un sogno. Hai capito? Ci faccio il sugo per la carbonara. Mettete sugli spaghetti che al sugo ci penso io. Madonna quanto scatta. Cavo elettrico. Mi ricorda più la padella dei fagioli di Trinità. Anche sì, e quelli però non li so fare. Quella è brava la nostra Desi a farli. Che comunque erano uno schifo. Mi devo ancora imparare a farli. Che in realtà è soltanto una variante dei fagioli all'uccelletto. Hello? Ehi là, ehi qua. Praticamente ricorda un po' le ambientazioni di Fobia qui. Oh, no, porello. Poro piccolino. Mo sto male per tutta la sera. Otto, uno. Infatti manca questo. Solo che se giro questo, questo mi si gira Katsum. Quindi devo spostarlo in modo che... Allora, facciamo così. Dunque. Ecco fatto. Domani c'è allerta mezzo, state attenti. Sì, questo purtroppo lo so, me l'aveva detto mamma. Per entrare e riporre un'arma da fuoco. L2 per attivare la modalità mira passi a laterale, questo lo so. Premi R2 per sparare, sì, questo lo so. Oro piccolo. No, basta, non lo guardiamo ulteriormente. So che è finto, però non mi dà fastidio lo stesso. Ok, ho fatto tutto sto gran casino per prendere la pistola. Ah, mi sa che devo prendere la pistola per sparare al lucchetto. So perché ora mi è venuto in mente sto ricordo. Mi posso anche sbagliare, magari mi sbaglio, però potrebbe essere così. Ci sono entrato qui. Questa casa comunque enorme, eh? Proprio la tipica casa americana. Sì, ci sono entrato qua, solo che c'era entrato da un'altra parte.
E non vedo un cazzo, peraltro. Facevo 2 minuti prima. Te credo. Mamma infatti mi ha detto che domani, quando possibile, appena presto, bisogna andare a fare un po' di scorte per se non, si, non ci si potrebbe in casa, non ci si possa muovere, quindi le cose che vanno per lì di più, lo scatolame, sta roba qua. Infatti domani presto vado a fare un po' di cose. Scusa, sta casa era un cazzo di sfacelo, ma sotto questo c'è una palestra. Come cazzo ti è venuta in mente di farci una palestra? Cioè, questa è una palestra di una scuola e tu te la fai sotto casa. Vabbè. Cioè, è come se io metto un aeroporto in camera mia, in poche parole. Cioè, eppure è enorme, è pure attrezzata, guarda che roba. C'è pure la vertica questo. Sì, cioè, veramente, però scatta veramente troppo. Cioè, un'ottimizzazione veramente pessima. Cioè, e questo c'ha pure l'ascensore a mo' di Bat Caverna che lo porta alla palestra. Io questo lo odio. Cioè, spero che sei morto. Il pannello è saltato? Non è una Colt questa. È una Beretta, non è una Colt. Vabbè. Qualche dollaro un po' e un po' di centesimi. Devo trovare un oggetto per poter usare questo ascensore. Sì, perché l'hai Colt. Stava andando tanto bene la giornata. Perché? Cioè, perché dovete. Vabbè, lasciamo perdere. Esatto, aiutatemi, bravo. Esatto, aiutatemi. Aiutatemi. Ma poi dobbiamo raccontarla pure a Ellie, sta cosa dell'aiutatemi, che lei non lo sa. Oh, in teoria il coltello sarebbe meglio della padella, ma io mi tengo la padella. Perché voglio la padella. Da qui mi sa che ci vengo, però. Cercate il boss di esperimento bugignoli, direzione nord e sud 83 con 7 minuti e 2 costo gli addetti di sono smai, Allora. Sounds like I don't have much time. Che bello sprecare le munizioni della pistola per un cacchio di lucchetto. No, devi prendere la padella, idiota. No, e vabbè. Niente. No, tanto difficile. Padellone. Ah, ho fatto il giro e sto dalla parte. Madonna, quanto scatta! Ma che cazzo! Veramente l'hanno ottimizzato con Paint sto gioco. Questa è una pressa per oggetti. Perché la gente abbandona sempre i panini a sto gioco? Ma perché sprecate i panini? Cazzo, sono buoni. Mo c'ho pure fame. I primi abbianti da Devil Spit. Fammeli più piccoli già che ci stai. Vabbè, i file non li leggiamo. Ah. La tipica. Ovviamente. Cioè, io non dico una TV HD. Ma porca puttana, la TV con la rotella. Cioè, veramente, manco la mia bisnonna ce l'aveva più. Bisognerebbe sapere in che anno è ambientato sto gioco. Cavetto. Cavetto USB, cavetto HDMI. Mi pare troppo facile che mi fa semplicemente uscire così, però. Secondo me mi appare qualche nemico. Mi ha fatto pure il salvataggio, madonna.
Cioè, io poi c'ho il terrore che ogni volta che fa così, che mi si blocca. Ho fame anche io, ti credo. Con tutti sti panini, Nonostante sono stato da poco al KFC, ho mignato anche un bel panino. Le costine del Roadhouse, giusto? Ah! Belle che si schizza anche sulla telecamera. Ah, ora devo affrontare questa. Per pari mi premuto. Ah, ok. Quindi c'è. La padella di Cannavacciuolo! C'è sta cosa che i nemici si parano e ti fanno i counter, non si può vedere, vabbè. Cercando di mettermi. Sto cercando di equipaggiarmi la pistola. Me la metti sta cavolo di pistola? Cavolo, Dark Silent Hill Souls. Comunque no, la prossima volta prima dobbiamo fare la bufala allegra. Poi facciamo andiamo a Roadhouse con le costacce. Ah, ma stava qui l'arma, vabbè. Mi sa che devo fare qualcosa tipo. Esatto, sì. Tipo. Che potevo tenere premuto, non me lo ricordavo. E fa tipo il colpo di grazia. Anche se il colpo non è di grazia, ma è mio, però va bene lo stesso. Allora, l'estintore potevo usare. Cavolo, l'estintore era bellissimo. Però è strano che c'è l'estintore qua. Pensavo si fossero estinti. La padella comunque ne servirà un cazzo. A questo punto è meglio il coltello. A me il coltello, no? Madò, io poi c'ho il terrore ogni volta che fa sti scattini. Perché penso che il gioco sia bloccato. È un cavetto, lo metti come una chiave? Bingo. Bingo non significa tombola. Il bingo non si traduce con tombola. È già la seconda volta che vedo questo errore. Che riesci a leggere i miei pensieri, ragazzo. Esatto. Miau 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 miau. Bau 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 bau. Kikiriki. Miau miau. Mi sembra che già nell'Homecoming comunque avevano. Avevano eliminato il salvataggio manuale e c'era solo il salvataggio automatico. Non mi potete togliere il gusto di fare il salvataggio manuale. Cioè, il salvataggio manuale è cosa buona e giusta, non me lo potete togliere. Vuoto. Questo è il frigorifero che abbiamo visto ieri al Media World. Che cos'è? Ah, una bottiglia, no, meglio il coltello. Che ovviamente non riuscirò più a prendere ormai. Ah, ok. Ah, i vestiti, ok. Nice. Sì, ci ha messo 20 minuti per caricarmi le texture, vabbè. Un frigo attaccato al letto, chi è che non lo vuole? Time since I had real clothes. Ma quanto bevevano questi? Ci sono solo bottiglie di alcol qua dentro. Io in realtà un frigorifero vicino al letto ce l'avrei. È quello dell'Xbox, ma è piccolo, non c'entra granché. E poi fa troppo casino.
Oh, sì, il rastrello, questo sì che mi piace. Casino? Sì, fa un sacco di casino quando l'accendi, ma non è silenzioso. Quando l'accendi, essendo essenzialmente un frigorifero che raffredda tramite una ventola, fa un bel po' di casino. Cioè, anche volendo, non lo puoi accendere per tutto il tempo perché fa casino. Da fastidio. Cioè, è bello perché c'è anche le luci LED e figo e tutto quanto, però fa troppo casino. Infatti, secondo me andava progettato un po' meglio. Quantomeno con delle ventole più silenziose. Qui c'è un martello. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va. Ovviamente. I contatori stanno contando. Dice la parola stessa. Aspetta. Un toro, due tori, tre tori, quattro tori. E contatori. Basta, me ne va. Ahia, che succede? Ah, vabbè, ho capito, ma non mi puoi ingroppare così appena arrivo, eh. Già è morta. E finish him. Sei una tentazione. Cosa avrei fatto se esattamente la corrente? Se la corrente nei survival horror. Io vorrei almeno riuscire ad arrivare a Silent Hill prima di staccare. Vabbè, ci vuole ancora un po', ancora un'oretta buona ce l'abbiamo, vorrei riuscire ad arrivare almeno a Silent Hill. Perché non siamo ancora a Silent Hill, ricordiamolo. Dove siamo non si sa, però non siamo ancora a Silent Hill, su questo ne sono sicuro. Ah, devo spostarla io la palla, ok. La devo mettere nel rosso, forse? Ma quello è sbaglio o quello è nudo? Vabbè. Ah, ogni pallina c'è il suo colore. Ah, ok, ho capito. Questo è un verde più chiaro, quindi va al centro. Perché ha fatto il rumore del forno della cucina? Vabbè. Yes. Biglietto. Che in realtà non è gratis perché ci ho messo i gettoni. Semplicemente gratis non è. È una truffa di voglio indietro i miei soldi. E ne parlerò anche nella lente dei consumatori. Questa è una truffa. Ok, ma come torno indietro adesso? Dio, quanto è buio. Non è buio come nell'Homecoming, però, insomma.
qui sono andato, mi sono cambiato i vestiti. Ah no, i vestiti me li sono cambiati qua. Qui forse non ci sono stato, intanto tant'è che il frigorifero è chiuso. Intanto qui sono soltanto bottiglie vuote. Se uno ci avesse un po' di sete, se la sapia. Proprio che. Ma non dovrebbe essere il bagno questo? È un bagno senza bagno, vabbè. Scusate, mi ruota il naso. Ok, io ho preso il biglietto per la funivia del Devil's Pit, ma come ci torno a quella funivia? Che si chiama funivia perché va via. Se no si chiama funi qui. O funi torna, dipende. Ah, qui ci posso passare, ah ok. Infatti ricordavo che qua ci potevo passare. Quelle poche cose che ricordavo. Oddio, ce ne stanno addirittura due qua. Mi punti qua? Se tre, no, io me ne vado. No, no, io me ne vado proprio. Addio. Ah, me ne trovo proprio qui. Ah, ok. Però mi sa che da qui non posso rientrare. Ah, sì, posso rientrare da qua. Via, via, per carità. Che in tre mi massacrano. Cioè, ce ne vogliono 20 di minuti per ammazzarne una, quindi... You can't undo anything you've already done, but you can't face up to it. Man, I must have hit my head pretty damn hard in the crash. Non posso cambiare il passato. Eh beh, certo è passato. Se no era pomodoro o insalata. Io guarda, sti scattini sono veramente fastidiosi. Basta! Basta con l'H addirittura, basta! Posso... Cioè, guarda questa puttana dove cazzo è! Brutta stronza! Esce a due... Cioè no, vabbè, non me ne puoi dare tre tutte insieme. Cioè me ne... Sta. Ma forse semplicemente perché non devo andare qua. Ah, ha chiamato rinforzi, sì, di mortacci sua. Ma che poi sono veloci, le possono ammazzarli, sono veloci. Solo che io mo non mi ricordo, cioè non mi ricordo. Ah ok, sì, Devil's Pit sta di qua, quindi devo andare di qua. Ok, mi sono già fatto massacrare abbastanza da loro. Stanno ancora seguendo? No, sembra di no. Ci sono entrato qua dietro? Sì, ma tanto non c'è un cazzo, quindi... Ah, che rottura di pa... No, capirai, se mi hanno seguito tutte e tre qua. E se sono messe davanti all'uscita, ma voglio vedere come esco. A cacci in culo esco. Io me ne vado. No, no, io me ne vado proprio. No, me ne vado, non me ne filo. Ma la volete smettere di seguirmi? Ste troie maledette, andatevene a fanculo un po'. Chiudi. E chiudi.
Non vuole chiudere. Guarda se chiude. Oh. Allora, adesso che ho il biglietto, teoricamente dovrei poter passare qui. Forse non devo usarlo qua. Vado direttamente qui. Sbrighiamoci a usarlo, per carità, prima che si rompe. Mi sa che si è già rotto. Non vedi niente, ma mi sa che si è già rotto. Fa tutte queste scosse, non è un buon segno. E più che biglietto sembra una sorta di striscia per il bancomat, però vabbè. Non esserne così sicuro. Anzi, non essere così ottimista. Ma vuoi entrare? Intanto il personaggio si incantona da solo. Dalla padella alla brace. Infatti le padelle, cioè i trofei PlayStation 3. Madonna quanto mi sento vecchio. E peraltro dovrei anche li farò anche un paio di trofei PlayStation 3, perché farò l'In the Dark, l'Inferno, che quello non l'ho mai platinato. L'ho già platinato. No, dovrò platinare l'In the Dark Inferno, quello sì, perché non l'ho mai platinato. Mi ricordo benissimo.